del tour all'interno del birrificio. Adesso magari facciamo un giro, ci fai vedere un po' quali sono le tue creature, come nascono. Salve. Vai, tanto salute. Salute. Siamo nella prima sala di produzione, siamo la sala madre del birrificio e adesso è un po' sotto sopra perché siamo dovuti un po' restringere gli spazi per dare spazio. Certo, stasera occupiamo il birrificio con i tavoli perché ci sarà la festa. Ecco sì, questo era l'impianto, quindi dove avviene la parte produttiva, la prima fase produttiva e niente, noi prendiamo dei malti, poi nell'altro magazzino all'interno abbiamo il granosolina, il farro, il granocappelli, abbiamo tutti i prodotti nostri tipici abruzzesi che utilizziamo in alcuna maggior parte delle nostre firme. Sempre rigorosamente abruzzesi, certificati dalla montagna madre, tutti gli ingredienti. Quindi niente, la prima fase di lavorazione, poi fatta questa prima produzione il mostro verrà trasferito nella camera a fianco dove ci sarà la seconda fase, e anche questo è molto importante, che è la fase fermentativa, e possiamo andare a vedere cosa succede. Questo mi sa non piace di più. Questo è dove da bere 5 ml. Buono. E dove siamo adesso? Questa è la sala di fermentazione e okay, anche questo è molto importante perché avviene la magia finale. E qui vediamo quando trasferiamo il mostro dalla sala di produzione all'interno, li poniamo lieti e quindi da lievi lavorano notte e giorno. Qua ferma. E lì si vede la versione. Questa è la birra che abbiamo, che proporremo per i 10 anni del birrificio. È la birra che. Perché ci saranno la festa dei 10 anni del birrificio, il 22 dicembre. 22 dicembre, decimo anniversario del birrificio Maiella. Quindi tutti invitati a degustare voi. Ecco, il nome si avrà la 10:50. Che sarà 10 anni di edificio e i miei primi 50 anni. Ah, perciò 10-50. Ancora scrivo il libro dei 50 anni. E niente, l'unica particolarità è che questa è legata non al territorio ma al mio cuore, perché è stata la prima birra che abbiamo prodotto 16 anni fa con un maestro tedesco, quindi una bis tutta a base ricetta tedesca, lievi tedeschi, lupo tedesco, materie prime tedesche. E qua siamo in Germania. In Germania. Lasciamo per un attimo l'Abruzzo. Vabbè, ma l'acqua è il territorio c'è sempre, quindi abbiamo voluto in Abruzzo, c'è sempre una parte nostra all'interno in ogni vita che noi facciamo. E proporremo questa qui sperando di avere i risultati che abbiamo avuto con la prima. Infatti sono già due notti che non dormo perché ogni singolo momento è. 5.000 litri, diciamo. Un po' di meno, sì, questa qui abbiamo fatto un po'. Abbiamo ridotto la cosa appunto perché avrà vita soltanto per 2 mesi, il massimo 2 mesi verrà consumata tutta. E daremo ai nostri clienti più appassionati, faremo 800 bottiglie dedicate. Quindi chi lo vuole bisogna anche affrettarsi. Esatto. 400 bottiglie sono pochissime. Poi metteremo un gusto perché il nostro desiderio è quello del giorno della festa di terminare la produzione. Certo. E noi te lo auguriamo. Sì. E speriamo di esserci anche noi, se non sicuramente. Dai. No, aspetto a tutti. Salute. Salute.